Ciao a tutti da Grazia di Michele. Mi è stato chiesto di segnalare un film che mi fa stare bene. Ora ne ho pensati tantissimi perché io sono un amante del cinema, però ho fatto questa riflessione. Dovendo scegliere un film, è come quando scegli un libro o scegli una musica, delle canzoni da ascoltare. Certe volte ti ci porta uno stato d'animo, a volte hai bisogno di leggerezza. A volte di romanticismo, a volte di vivere una passione, a volte hai bisogno di pensare, hai bisogno di riflettere, di vivere qualche cosa di drammatico, di documentarti. Insomma, io ho preso tutti questi ingredienti che sono poi gli stati d'animo, li ho frullati tutti quanti insieme e alla fine è venuto fuori un film che è La vita è bella, che sicuramente conoscerete. Ma vi spiego perché ve lo propongo di nuovo. Intanto una piccolissima cronistoria, è un film uscito nel 97, un successo planetario, un capolavoro, tre premi Oscar, premio per la migliore interpretazione, miglior film straniero, premio alla colonna sonora. Non ci dimentichiamo la colonna sonora di Piovani o delle musiche che sono state riprese e riportate in tantissime interpretazioni, in tante lingue, in tutto il mondo. Non ci dimentichiamo il miglior attore protagonista, Roberto Benigni. Peraltro, mi pare che è la seconda volta nella storia degli Oscar che vince un attore protagonista che è anche il direttore, del film, anche colui che ha diretto il film, il regista. Quindi una storia veramente quasi unica. Vabbè. Critiche entusiastiche, botteghini al top, quindi stiamo parlando di un film comunque famoso. È un film favola, che come tutte le favole ha i buoni e i cattivi, ha il bene e ha il male. E come tutte le favole che sembrano apparentemente delle cose leggere che non ci riguardano, poi alla fine parlano di noi. Parlano della nostra vita e parlano della nostra storia e parlano di quello che ci capita, che ci succede di vivere e di vedere. Ora, il film si svolge in un lager nazista, quindi in uno dei luoghi peggiori dove la nostra memoria può andare, e in un periodo storico che è stato uno dei più bui, dei più scuri, dei più terribili. Quindi pensare lontanamente, immaginare lontanamente di poter ambientare una favola, una storia poetica all'interno di un lager sembrerebbe una follia. Ebbene, Roberto Benigni ci è riuscito con una grazia, con una delicatezza, con una creatività rara, veramente rara. Il bambino, Giosuè, è meraviglioso e tutta la storia che lui riesce a creare, appunto come in una favola tra buoni e cattivi, per far credere al bambino di trovarsi in un posto che non è quello che è pieno di metafore, di giochi. Io lo trovo meraviglioso. Ve lo propongo in questo momento perché, innanzitutto, ci sono dei film che si possono vedere e rivedere più volte, anche in un arco temporale ristretto o anche a distanza di tempo, perché riescono sempre a lasciare qualche cosa di nuovo. E questo è il caso, per esempio, di La vita è bella. E poi perché in questo momento, dove stiamo vivendo tutti un problema grande a causa del Covid-19 e dove tutti siamo portati a sacrificarci, a stare in casa, a perdere qualche cosa, e pensare che la vita è bella, comunque, tra poco, fuori, speriamo prestissimo, ci aiuta a far affrontare tutto questo nel migliore dei modi e ci fa stare bene. Ciao.